27 anni fa moriva Mia Martini, una icona della musica italiana senza tempo. Sfatiamo alcuni luoghi comuni legati alla sua storia. Il rapporto col padre negli ultimi anni era molto migliorato, tanto che negli ultimi mesi della sua vita lei scelse di trasferirsi a Cardano al Campo proprio per avvicinarsi all'anziano padre che abitava nel comune di Cavaria con Premezzo. Il paese Cardano al Campo è molto strategico e in provincia di Varese e si trova a circa 10 minuti dall'aeroporto di Malpensa. Questo è fondamentale per un artista che deve viaggiare. Ricordiamo che nel weekend in cui lei muore aveva due date in Campania e che in calendario in quel momento aveva ben 60 date. Questo per un artista è molto importante, significa avere una grande voglia di vivere. Ed un altro dei luoghi comuni da sfatare è quello legato alle cause del decesso. Tutti pensano ancora oggi che si sia trattato di un suicidio. In realtà l'autopsia accerterà un arresto cardiaco, ma non sarà possibile stabilire dovuto a cosa. Il corpo è stato in seguito cremato, per cui non sapremo mai la vera causa di morte di Mia Martini. Nei giorni antecedenti al decesso, Mia Martini era stata per alcuni concerti in Sicilia. Di ritorno, prima di tornare al nord, era passata dal paese nativo Pagnara Calabra, dove si era fermata dalla zia. In questa occasione aveva avvisato una delle sorelle che nei giorni seguenti avrebbe passato molto tempo a studiare in cuffia, per cui se non avesse risposto al telefono non c'era da allarmarsi, era solo perché lei stava ascoltando della musica in cuffia. E così andò. Infatti la sorella, nei giorni seguenti, quando iniziò a telefonare a Mia, non ottenne risposta, ma pensò che fosse tutto normale e che Mia Martini fosse in cuffia. In realtà il destino si era già consumato. E questa che state vedendo adesso è la villetta di Via Liguria numero 2, dove il 14 maggio 1995 Mia fu trovata senza vita. Fu poi stabilito che il decesso però era avvenuto due giorni prima, il 12. La Mercedes grigia delle pompe funebri si fa largo in mezzo alla piccola folla. Un bambino con la gommina sui capelli e il papillon della domenica resta impalato davanti al cancello di Via Liguria 2. Casetta di due piani color caffè latte. Neppure un fiore sui balconi, un grande pino sull'angolo del giardino di ghiaia. Abitava lì, a Cardano al Campo, in un paesotto alle porte di Varese, una cantante famosa, solitaria e sfortunata. E lì è morta, stroncata probabilmente da un infarto. Mia Martini, vero nome Domenica Bertè, 47 anni, è stata trovata domenica 14 maggio 1995, alle 13, ma la sua morte risale almeno a giorni prima. Le punte delle dita già bluastre, la pelle della schiena arrossata, i primi segni della decomposizione. Aveva un rivolo di sangue uscito dal naso, ma quel segno, che in alcuni casi potrebbe segnalare assunzione di cocaina, secondo gli inquirenti non ha alcun significato particolare. Non è stato un suicidio, dicono sicuri i carabinieri. E quando gli uomini della scientifica escono dall'appartamento del secondo piano, dopo aver messo i sigilli alla porta, fatto i rilievi fotografici, perquisito le tre stanze più servizi, in mano non hanno niente. Non c'era nessuna boccetta di barbiturici o simili, assicurano. Nessun segno di droga, nessuna lettera. Aveva l'espressione serena, dirà Beppe Nocera, un discografico amico all'uscito di casa. È stato lo stress a consumarla, confermerà il padre della cantante Giuseppe Bertè. E anticipando le domande dei cronisti aggiungerà: «Io non ho visto buchi sulle braccia né bottigliette, per quello che me ne intendo è stato il cuore». Mia Martini era tornata a casa mercoledì sera alla fine di una tournée.
avrebbe dovuto partire di nuovo, diretta stavolta a Salerno, e i primi di giugno avrebbe dovuto partecipare al festival Viva Napoli. Ma quando Nando Seppe, il suo manager, al mattino alle 9 suonò il campanello, ancora senza nome, non ebbe risposta. Allora si rivolse alla padrona di casa, Francesca Bernasconi, che viveva al piano di sotto. Insieme provarono a citofonare di nuovo, quindi a telefonare, infine ad aprire la porta con il paio di chiavi di scorta. Ma la porta era chiusa dall'interno. Allora telefonarono a Giuseppe Radames Pertè, il padre della cantante, e gli chiesero di andare a Cardano. Ma molto serena e direi anche contenta, perché per quello che me ne intendo io era convinta di avere preso la strada giusta. Sono solo venuto giù perché cercavo le chiavi per aprire, però non me la sono sentito, no, non sono neanche entrata. Si sono accorti perché l'hanno cercata, perché doveva partire stasera. Mia Martini è stata una delle cantanti più espressive, dotate, versatili e umane della storia della nostra musica. Un'interprete magnifica, sfortunata per le tante cattiverie che ha dovuto subire, ma sempre in grado di mantenere la sua dignità, sul palco e fuori. Un'incredibile carriera e una vita privata tormentata. Domenica Rita Adriana Bertè nacque a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, il 20 settembre 1947, sotto il segno della Vergine, secondogenita di 4 figlie, più grande di 3 anni rispetto alla sorella, Loredana. Venne soprannominata in famiglia Mimì. Trascorse l'infanzia nelle Marche per motivi di lavoro del padre, l'insegnante di latino e greco Giuseppe Radames Bertè, presso l'Istituto Magistrale Alberico Gentili, nel comune di San Ginesio, per poi diventare preside Ancona. Sua moglie Maria Salvina Dato, 1925-2003, nativa di Bagnara Calabra, dalla quale ebbe, oltre a Loredana e Domenica, detta Mimì, anche Lede Olivia. Faceva la maestra elementare. La carriera di preside lo portò successivamente in Lombardia, dove lavorò presso vari istituti, in alcune scuole medie e poi superiori, in provincia di Varese. Sempre in provincia di Varese fu preside molto quotato negli anni Ottanta. Un uomo che aveva una cultura sterminata, citava i classici a memoria. Fu un educatore d'altri tempi, ma fu un educatore vero, racconta chi lo ha conosciuto. Magari pretendeva che i ragazzi gli dessero del lei e non era indulgente con chi non lavorava, con chi non studiava, ma credeva profondamente nel valore dell'insegnamento, nell'importanza per gli studenti di avere una formazione solida e soprattutto nell'importanza che i ragazzi sapessero assumersi responsabilità, facendo il loro dovere, nessuno sconto. Le tensioni tra papà Giuseppe e Loredana non sono una novità. La cantante di La Luna Bussò ha più volte lanciato dure accuse al padre, rimproverandogli tra l'altro di aver avuto un ruolo attivo nella scomparsa della sorella Mimì. Lui le aveva dato un appartamento in cui non c'era niente, raccontò la cantante. Mimì si lamentava, diceva che lì non ci voleva stare. C'è stata 3 giorni, uno da viva e 2 da morta. Quando l'ho vista nella bara era massacrata di lividi. Anche la sorella Leda accusò il padre di essere un violento. Aspetta, non finisce mica il cielo.
Almeno tu nell'universo, la nevicata del 56, gli uomini non cambiano, sì. 5. E Loredana, stiamo come stiamo? Quella di due anni fa, l'anno scorso anzi, in copia con Loredana, 89. No, due anni fa. Almeno tu nell'universo. Almeno tu nell'universo, 5 partecipazioni al Festival di Sanremo, 3 premi della critica. Un secondo posto, 3 premi della critica e per Loredana mi hanno dato il premio Boy Scout. Boy Scout. Senti Mimì, qual è il festival che ricordi? Quello con Loredana è indimenticabile. Perché? Come perché? Così. Perché è stato divertente, imprevedibile, una specie di film. Lo rifaresti? Se qualcuno mi dà una cura per il cuore. Allora, grazie Mimì, rimani con noi. A distanza di 27 anni, il ricordo di Mia Martini non muore. La sua voce straordinaria, la parabola umanissima dell'artista sofferente l'hanno consegnata alla dimensione del mito. È anche una presenza in qualche modo familiare, che si sente al cimitero di Cavaria Compremezzo, dove Mia riposa dal 1995, quando morì a Cardano al Campo, vicino poco distante dal paese dove risiedeva suo padre, il professor Bertè. La sua tomba è sul lato destro del cimitero di Cavaria, in via Tito Minniti, lambita in questi giorni d'inverno dall'ombra lunga delle cappelle che circondano il Camposanto. La si nota per l'immaginifico monumento funebre, con un mappamondo quasi trafitto dal disco, in cui spicca la foto di Mimì sorridente. Sotto non manca mai, neanche in questi giorni, un fiore. Nel 2019 di Mia Martini si era parlato molto, anche perché era appena uscita la fiction Rai con Serena Rossi, che aveva riacceso l'interesse verso la sua figura e la sua opera. Erano arrivati tanti fan, anche da lontano, come ci raccontava Daniela Rabolli, che ogni anno a maggio organizzava il premio Mia Martini. Al cimitero di Cavaria c'è però anche tanta gente del paese, che passando al Camposanto si ricorda di Mimì, Mia Martini, che ha cantato in tante lingue e dialetti, ha trovato affetto ed è ricordata anche qui, in questo paese di fabbrichette così lontano dal borgo della costa tirrenica di Calabria, Bagnara, che ha dato i natali a lei e a Loredana Bertè. Dal 2017, accanto a Mia Martini, è sepolto anche il padre, Giuseppe Bertè, dirigente scolastico di molti istituti varesini, ricordato per il carattere severo da Mimì e da Loredana Bertè, in canzoni e interviste. Il segreto di una grande interprete non è avere una bella voce. L'importante è capire esattamente il senso della gioia o del dolore che stai raccontando. Perché nelle canzoni si interpreta sempre un'emozione o una qualsiasi specie d'amore, per qualcosa. E se non sai cosa vuol dire soffrire, non puoi sapere cosa vuol dire amare. Per cui è questo il segreto, il saper dire le cose sentendole. Alla piccola Mimì, questo è il suo soprannome in famiglia, la musica interessa molto e in modo profondo. A 5 anni studia pianoforte e appena tredicenne, già grande e appassionata di jazz. Cerca avidamente piccole feste paesane, serate di intrattenimento, balere e concorsi locali per esibirsi e farsi notare. Percependo però il desiderio di raggiungere un ambiente più importante e ricco di maggiori stimoli, nel 1962 convince la madre ad accompagnarla in treno a Milano. I rifiuti sono numerosi, ma alla fine è proprio nel capoluogo lombardo che Mimì ottiene le attenzioni dell'importante discografico Carlo Alberto Rossi. Il produttore valuta di lanciarla come ragazza yeye, con il nome di Mimì Bertè, sull'onda della moda europea di quel periodo. Nel 1963 Mimì Bertè pubblica per la Car Jukebox di Carlo Alberto Rossi, etichetta anche di Gio Sentieri e Jenny Luna,
un 45 giri con due cover, You Can Never Stop Me Loving You di Ian Samuel, tradotta in I miei baci non puoi scordare, e I Want to Stay Here di Andy Williams ed Eddie Gorman, che diventa Lontani dal resto del mondo. Dopo la vittoria conseguita al Festival di Bellaria del 64, incide i singoli Il Magone ed Ora che abbiamo litigato, che presenta lo show televisivo di Lelio Luttazzi Teatro 10. Nella scheda di giudizio del provino sostenuto da Mimì agli studi Rai di Milano nel 1964, la cantante viene descritta come giovanile ma banale, con una voce un po' nasale ma incisiva. Nel 1966, su suggerimento di Carlo Alberto Rossi, firma un contratto con la più grande casa discografica, Durium. Sarà questo il primo di una lunga serie di cambiamenti di etichetta, per la quale esce un 45 giri destinato all'estate contenente, Non sarà tardi e 4 settimane. Nell'insieme si tratta di un esordio buono, che permette alla cantante di iniziare a rapportarsi con quel mondo musicale tanto anelato e che d'altra parte tanto la saprà ferire, aumentando la propria notorietà e ottenendo riscontri nell'insieme positivi. Non abbastanza tuttavia da farle ottenere un successo davvero apprezzabile e non a sufficienza in confronto ai numerosi provini sostenuti. Forse anche a causa della tensione verso il blues e il soul che tanto determinerà il successivo sviluppo vocale della musicista, ma che in quel momento ne rende poco naturale e credibile la figura di ragazza di Ye Ye. E Mia Martini sparisce. È il 1968 quando raggiunge Roma insieme alla sorella Loredana e all'amico Renato Fiacchini, al tempo diciottenne che qualche anno dopo sarà più noto al grande pubblico con il nome d'arte di Renato Zero. Anime inseparabili, con i due Mia tenta a più riprese di creare un gruppo, mentre per mantenersi lavora al sindacato dei cantanti e dei cantautori, dedicandosi inoltre alla musica con alcuni piccoli gruppi jazz. Nel 69, durante una serata in discoteca in Sardegna, viene perquisita e trovata in possesso di hashish, al tempo considerato una droga alla pari degli stupefacenti più pesanti. Sarà quindi arrestata per traffico di droga. In seguito l'accusa diventerà quella di detenzione e condannata a scontare 4 mesi di carcere a Tempio Pausania. Durante la permanenza in prigione, ricordata come estremamente traumatica anche a distanza di moltissimi anni e che impedirà inoltre la stampa del lavoro Coriandoli spenti, L'argomento dell'amore, tenta il suicidio. Scontata la pena torna a Roma, segue nuovamente un periodo di intensa gavetta che la porta a partecipare come corista nei Cantori Moderni di Alessandroni. Poi arriva febbraio del 1971, una serata organizzata all'ultimo, i gestori dello storico locale Piper che la contattano frettolosamente, chiedendole di improvvisare una serata nel locale. Un'esibizione protratta fino a notte inoltrata. E in questa occasione fondamentale Mia incontra Alberigo Crocetta, avvocato, proprietario del Piper e scopritore di talenti. Tra questi Mal e Patti Bravo, che oltre a offrirsi come suo produttore comprende meglio di chiunque altro la necessità di apportare un radicale cambiamento all'immagine di Mimì per poterla lanciare sul mercato discografico internazionale. Mia Farro è il riferimento per il nome Mia Martini, il suggerimento di Crocetta scelto tra le parole italiane più riconoscibili all'estero. E dunque ecco Mia Martini. Dopo essersi spostata all'RCA nel 1971, pubblica un 45 giri dalla sonorità d'avanguardia e di estremo impatto. Registrato con il complesso La Macchina, il disco contiene 2 brani, La Dissacrante, Padre Davvero e Amore Amore un Corno, scritta da un giovane Claudio Baglioni ed Antonio Coggio. Pur ottenendo la vittoria al primo Festival della Musica d'Avanguardia e delle Nuove Tendenze di Viareggio, il lavoro viene censurato dalle radio a causa di alcuni riferimenti espliciti scandalosi per l'epoca, come il rapporto conflittuale tra padre e figlia, la gravidanza e Con mia madre dormivi nel fieno, anche in aprile Di me era piena, cui Rai sostituisce La luna era piena, la donna come indipendente ed emancipata, l'amore come sentimento tormentato, ti servo solamente dentro il letto, ti servo solamente quando è notte. A distanza di una decina d'anni la stessa Martini riconoscerà la componente violenta dei testi di quel 45 giri. Il successivo sconvolgente primo album, in cui troveranno spazio, discostandosi in modo importante dalla musica leggera dello stesso periodo, anche sesso, crisi religiose e suicidio. Nel 1971 esce per l'RCA il gigantesco primo album della cantante, Oltre la collina,
considerato uno dei migliori dischi realizzati da una donna in Italia e tra i migliori della discografia d'autore, tra i primi concept album italiani mai registrati. Il disco affronta argomenti controversi come il disagio giovanile, la disperazione e lo stupro e afferma Mia Martini a livello sia nazionale che internazionale, portandola a ottenere anche le attenzioni di Lucio Battisti, che la vuole nel suo speciale televisivo Tutti Insieme. In questo stesso anno la cantante è tuttavia anche colpita da un avvenimento spiacevole. Due dei musicisti in tournée con lei perdono infatti la vita in un incidente stradale. L'episodio, unito all'abbigliamento un po' estroso e vagamente zingaro della musicista, è certamente una forte invidia nei confronti di un talento autentico e straordinario, darà origine a una serie di voci e dicerie sul conto della musicista e della presunta sfortuna da lei emanata, destinate a protrarsi e ingrandirsi nel corso del tempo, con effetti deleteri sul benessere di Mimì. Nel 1972, quando Crocetta abbandonò la RCA per spostarsi alla Ricordi, Mia lo segue e incide il singolo di enorme successo, Piccolo Uomo, scritto da Bruno Lauzi e Michelangelo La Bionda, e musicato da un diffidente Dario Baldambembo. Non va dimenticato che al di là degli ottimi risultati conseguiti, la Martini era fondamentalmente ancora un esordiente. Il pezzo viene presentato al Festival Bar di quell'anno e permette a Mimì la vittoria del primo premio, consacrandone la figura.